Sono Fernando Schiavone dell'omonima azienda e siamo qui in Sud Italia, precisamente nelle Puglie, provincia di Foggia. Qui, come ben sapete, abbiamo un territorio vasto di frumento, molto vasto, che si chiama il Tavoliere delle Puglie, che è solo secondo alla pianura padana. La particolarità di questa regione è che abbiamo alte temperature, quindi il prodotto è più secco e a volte anche polveroso, e quindi viene difficile imballarlo. Quindi ci vogliono dei macchinari un po' particolari, altrimenti non abbiamo la compattezza, non abbiamo l'omogeneità della balla. Ho conosciuto Krone nel 2016 perché avevo bisogno di un prodotto comunque diverso e appunto si sentiva molto parlare di questo prodotto che andava bene. Dal 2016 ad oggi ho cambiato, credo, forse già 5 presse. In azienda possediamo due presse quadre, una Krone Big Pack 1290 HDP HS acquistata nel 2019 e una più recente acquistata nel 2021 di quinta generazione. Siamo molto soddisfatti della produttività delle macchine perché ci permette di andare velocemente sull'andana mentre lavoriamo e di produrre di media giornaliera dai 500 ai 600 balloni con picchi di oltre 900. Mentre in una stagione siamo riusciti ad arrivare dai 20 ai 25 mila balloni, ma si potrebbe fare anche di meglio. Per la qualità della macchina sono contentissimo perché in realtà è una macchina molto semplice, quindi richiede pure poca manutenzione. E per quanto riguarda il risultato del prodotto, è ottimale perché fa un buon prodotto, molto pesante, e compatto, e squadrato ed è importante per il nostro lavoro, sia per il trasporto ed è importante anche per lo stivaggio, per fare una biga. È importante che la balla sia compatta e che sia ben squadrata, in modo che quando la stiviamo non ci sono penetrazioni di acqua e vengono stivate perfettamente. Confrontando i costi con il passato, quindi avendo avuto altri macchinari di altre marche, ho potuto constatare che veramente il risparmio è notevole. Vuoi perché magari i meccanismi sono più semplici e hanno meno usura. Fatto sta che nel corso dell'anno spendo meno soldi per la manutenzione. E poi ecco, è sempre importante il prodotto che il macchinario fa, quindi queste balle belle pesanti. È importante perché sul trasporto noi risparmiamo gasolio ed oggi il gasolio è quello che magari incide pure parecchio. Siamo molto soddisfatti del sistema di precompattazione VFS perché ci permette di avere una balla sempre lineare, compatta e pesante, con lo stesso spessore di tutte le falde, pur avendo una temperatura alta come nel nostro territorio e quando ad esempio nei terreni c'è scarsa quantità di paglia o foraggio. Come macchina la trovo molto comoda perché ho tutto disponibile all'interno del trattore, come ad esempio l'apertura degli sportelloni laterali e l'apertura dello scivolo. Inoltre ho tutti i parametri che mi servono, come la direzione da prendere con il trattore sull'andana e anche la velocità. Inoltre è molto affidabile perché durante una giornata di lavoro sono poche le volte, se non nessuna, quelle che scendo per controllare e aggiustare i legatori. Sono molto soddisfatto delle presse Krone, sin dal 2016 con la mia prima pressa, con la quale credo di aver messo un record almeno personale, quello di aver fatto 27.000 balle in una sola campagna, cosa che magari io negli anni precedenti facevo magari la metà. Progetti per il futuro. Il mio sogno è quello di puntare a un prodotto di qualità, sempre più di qualità, perché per rispondere al meglio alle aziende zootecniche che diventano sempre più esigenti. Chiaramente per fare tutto questo occorrerebbe anche un capannone dove poter stivare tutto sotto al coperto e ovviamente ci vogliono dei macchinari adeguati all'altezza per fare tutto questo.